aperto oggi, che è il 25 di marzo, abbiamo aperto ufficialmente la stagione e abbiamo aperto con una gara direi importante a livello europeo. Difatti questa è una gara del trofeo XRS che tocca la prima tappa italiana a Fener. Ci sarà una seconda tappa in Slovenia, la terza in Croazia e la quarta in Austria. Così ha avuto inizio la stagione di corse alla pista verde di Fener. La prima delle prove di XRS Alfa Adria Master, importante campionato di 4 prove che tocca ben 4 nazioni, si è svolta appunto in Italia, nella storica pista verde. Buongiorno a tutti, sono Matteo Sotto dell'FVSS, ho il piacere appunto di aiutare qua i ragazzi della Prealpi RC della pista verde di Fener. Ringrazio Gigi per avermi dato spazio all'interno del Valdo TV. E certamente il modellismo è fatto di corse e di sfide in pista, ma è fatto anche di manutenzione e ahimè è fatto anche di qualche piccolo incidente. È per questo appunto che cerchiamo di supportare a pieno i ragazzi qui della pista, cercando di coinvolgerci a vicenda sui prodotti che si andranno ad utilizzare nelle gare, per cercare di dare un supporto a 360 gradi al modellista. E il riscontro è, direi, è già positivo. Poi nel proseguito della stagione vedremo un pochettino, tasteremo il polso fra le categorie, perché è cominciata questa moda, passione per l'elettrico, perché abbiamo pensato di dividere le due categorie con appuntamenti separati. Categorie appunto che ormai sono di casa qui a Fener sono sia elettriche che nitro. Per il nitro abbiamo l'1.8 pista che la fa da padrona, in quanto l'1.10 è praticamente scomparsa, mentre per l'elettrico sia il Touring che l'F1 mi sembrano categorie in forte crescita in questi ultimi anni, complice anche appunto l'impegno dei ragazzi della pista nel organizzare gare e eventi come questo, che portano sicuramente più gente possibile anche a vedere, diciamo, il modellismo e a cercare di entrare a farne parte.